Ciao ragazzi, un saluto da Maurizio. Vi chiederete come mai sto inquadrando una bici, visto che il mio canale è orientato più per la tecnologia. Vi sto inquadrando una bici per giustificarmi del fatto che non sto mettendo video sul mio canale, perché quest'estate mi sono voluto un po' dedicare allo sport. Ne faccio talmente poco, mi ha preso la scimmia per la bici e così mi sono impadronito di una. Adesso vi faccio vedere PTWin modello Rock Rider 540, modello intermedio per chi vuole iniziare. Modello che va tra la 520 e la 560, quindi non troppo troppo, non poco poco, comunque una buona bici. Andiamo a vedere un po' nel dettaglio, così se qualcuno fosse interessato può trovare questo video utile. Bene, come potete vedere ho acquistato anche un casco, perché alla capoccia bisogna tenerci, sempre preso alla Decathlon. Modello giro, leggero, ve lo consiglio, non lo farà Decathlon lo rivende, quindi non è un prodotto Decathlon, però comunque è bello. Altri accessori, contachilometri con varie funzioni, specchietto, si vede non si vede. Comunque se ci vuole, girando in città ci vuole, perché bisogna fare attenzione a tutto, come il casco ci vuole anche lo specchietto. Luce anteriore e luce posteriore, queste sono uscite di serie con la bici. Poi andiamo a vedere cosa ha questa bici. Ah, freni a disco idraulici, forcella della vediamo un po', eccola qui, la CXCR 100 Evo con comandi di sopra la forcella per renderla fissa e per renderla che ammortizza. Quindi uno può girare questa rondella per renderla sia statica che comunque ammortizzante. Qui si può, da quest'altro lato si può regolare l'ammortizzatore, che sono a molla più o meno a seconda del peso. Bene, i freni sono della, faccio vedere, perché so che ne avevano fatti di due modelli, questo dovrebbe essere il modello migliore, della Tektro, sono idraulici come vi ho detto, quindi ad olio. I comandi invece del cambio sono della Altus, si parla di 9 per 3 velocità. 1, 1, 2, 3. Il campanello anche me l'hanno dato di serie, quindi non ho dovuto comprarlo, è uscito già con la bici. Eccolo qua. Il cambio, il pacco pignoni di dietro. Adesso mi sto facendo una cottura, vi dico, ho iniziato proprio quest'anno, mai avuto una bici di questo genere, quindi per me è una novità tutto, sto imparando in fretta. Vedete? Corona a 3 velocità e dietro a 9, quindi 9 per 3, 27, 27 velocità. Veniamo ai copertoni.
I copertoni non sono questi gli originali. Gli originali sapete che sono tutti tassellati, quindi tassellati vuol dire adatti apposta per una mountain bike, però visto che prevalentemente io la uso per strada, ho preferito acquistare questi copertoni che sono fatti apposta, sempre della BTWin, apposta per adattare la mountain bike su strada, quindi misura 27. 27,5 per 1,2 con le sue camere d'aria gonfiate ad hoc, davvero si ha una scorrevolezza, ma davvero un alto rendimento. E che dirvi, io la sto provando, vedete tutti i dettagli, tacchette sul tubo reggisella per regolarsi di quanto ti sposti, telaio in alluminio 60-61, 27,5 euro. Qua devo un po' proteggerla perché è un peccato se si rovina. Quest'altro vi ho fatto vedere. Ah, poi dopo. Non saranno d'accordo con me chi fa mountain bike e cavalletto, ma vi dico, la uso per città, quindi non è che la uso prevalentemente per montagna e parchi e via dicendo. Voi direte, ma perché non hai preso una bici su strada? Perché la mountain bike è un po' più comoda e poi comunque così posso sempre decidere di, cambiando le ruote, di adattarla a sterrato e poi dopo, se non mi va, riportarla su strada. E poi comunque questa qua è una bici che qualità prezzo li vale tutti, quindi li vale tutti. Con gli stessi soldi si comprava una bici di altre marche che potevano raggiungere i 1000 euro, invece la metà alla Decathlon. Niente, i dischi sono da 16. Vi dico, con queste ruote la cosa è cambiata. Su strada, con i copertoni originali, non ti muovevi da terra. Invece con questi qua il discorso cambia. Vi faccio vedere i copertoni originali. I copertoni originali erano questi qua. Ok, vi lascio con questa inquadratura. Un saluto da Maurizio, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao, buone vacanze, eh.